Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Vi ricordate che eravamo rimasti davanti qui al paradiso, alla porta del dungeon? Allora vi spiego un attimo. Qui alla mia destra vedete che c'è scritto 3 di 3. In pratica, il frammento di chiave di cui parlavamo l'ultimo video viene rilasciato dai mini boss che abbiamo ucciso. Però, siccome due, l'ultimo colpo a due gliel'ho dato io, e invece a uno gli ha dato Rinnegan, un frammento di chiave ce l'aveva lui e due io. Semplicemente bastava uscire dal Deve gioco entrare uno alla volta. e rientrare uno alla volta. In questo caso adesso i frammenti di chiave ce li ho tutti io, pertanto posso aprire questa benedettissima Ma penale, porta. scusami, allora, tu adesso potresti aprirlo, Sì, giusto? posso aprirla. Posso fare una prova un attimo di vedere una cosa? Tu vuoi rompere lì? Posso rompere questo blocco? Prova, dai. Lo rompi? No, non si può rompere. Ah, pareva troppo stupido, Dai. dai. Ok, vado. Vada! A troppo. Oddio, cos'è? Qui c'è un Ah, è un boss. cubo, è un Fermi, cubo, fermi, è fermi un tu. Hai cubo. una tablette torce, per Aspetta, piacere. aspetta, mettiamo le torce prima. Perché sono senza torce. Benissimo, 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 benissimo. Ok. Quindi dobbiamo uccidere sta cosa noi. Oddio, ha 500 di vita? Devo mettere sull'altra armatura? Non saprei. Ci cambiamo? Cosa? Cambiamoci d'abito. No, io vado giù con questa, E dai. allora faccio anch'io. Pronto? Va, aspetta, pronti? Via! Colpiscilo! Cosa? Va! Cosa? A big hammer as well wouldn't work on this. Ah, forse volevo sul piccone. Oddio, col Mario, sono piccone! arrivato! Col piccone, devi rompere col piccone! Col piccone, Rinnegan. Sì, ho visto, Spaccalo, adesso ho spaccalo, visto. spaccalo, spaccalo. Ma si è chiusa la porta, non possiamo più uscire da qui adesso, eh. Vabbè. Attenzione, attenzione, colpiscilo, colpiscilo, colpiscilo. Non è molto forte, eh. Solo che ha No, però mi tantissima schiaccia, vita. quello è Ha il tantissima vita, 500 di vita. Ma perché colpisce a me e basta? Scusa, a te non ti problema. rompe. A te non rompe il Ma chi ti ha cazzo. dato le palle? Ma a te non ti colpisce. Ah, Aia! ecco. Ah, brutto bastardo. Ma vedi, ah, Hai critico. vita? Hai vita? Puoi fare il critico anche col piccone, mi raccomando. Dai, 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 Attento che dai, quando ti schiaccia. dai, 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 d
stare più in alto, quindi è difficile schiacciarci. Oddio, attento. Oh, hai visto cosa fa? Vai, vai, dagli da sopra. Gli sto dando da sopra, però non è mica facile, eh. Dai, dagli. Cosa, cosa? Niente, mi sta per no, pensavo che ti stessi colpendo io. Dimmi se ti colpisco. Vai, tranquillo. Boh, buono, dai, ti siamo pieni di vita, dai, ce la possiamo fare, ormai sta morendo. Sta morendo, the final boss. In teoria dopo, da quello che ho capito, ho letto nella wiki velocemente, dovrebbe darci una chiave per aprire una cassa con delle bellissime ricompense. Dai, dai, ma brutta bastarda che lo sto uccidendo. Lo sto uccidendo, lascialo uccidere a me, lascialo uccidere a me. Ok, perfetto, impresa compiuta. Oddio, cos'è sta roba? Oh, ho preso la spada. No, io ho preso un piccone. Io ho preso la spada, top. Aspetta un attimo, oh, ma dammi, ho vinto robe nuove, dammi qua. Anch'io, ho vinto questa e la spada. Quella cos'è qua la roba lì? Non lo so. Allora, vediamo un po' ragazzi cosa abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Allora, la metto tutto qua, così vediamo di non fare confusione. Perfetto, altra roba, questa. Madonna, è questa. Questa ce l'ho anch'io. Allora. Oddio, sai dove siamo arrivati in quel portale? Dove? In cima a queste scale qui. Ma va. Sì. No, vedi il puntatore là. È vero? E come abbiamo fatto a non arrivare qui? Bah. Vabbè, comunque ragazzi, allora abbiamo vinto la Flaming Sword, che crea fiamme, a quanto pare. Poi c'è, con questo piccone hai... Ma che figata! Cioè, guarda, posso spaccare il muro da qua? Guarda, tipo da qua, vedi? Vedi che lo colpisco? Sì. Però non si rompe, non capisco perché. Ecco, vedi? Posso spaccare il muro da qua, va che roba? No. Extended Range, c'è scritto. Poi abbiamo il martello di Notch, che praticamente fa un effetto ad area. Andiamo a vedere. Ah, che figo. Cooldown. Ah, praticamente tu dai col tasto destro, col sinistro dai così. Poi quando finisce il cooldown tu schiacci il tasto destro e fai un danno ad area. Perfetto. Poi invece abbiamo vinto questa qui. Cosa fa? Slaughter Pigs. Cioè, cosa? Uccide i maiali? Non ho capito. Dovremmo andare vicino dei maiali e provarla. Vabbè. E poi, boh, questa la puoi tenere tu. Vieni qua. Vieni qua, perché ne abbiamo due, quindi questa è tua. Perfetto, adesso possiamo uscire. Due. Ma qui, dungeon conquistato, c'è scritto adanto a destra, vai, entriamo. Perfetto ragazzi, torniamo adesso, siamo usciti dal dungeon, non so dove mi trovo però. Ecco, andiamo a vedere, qua ci sono dei mostri già. Aspetta che provo questo. Che figo, ma lo lanci via proprio? Col martello, ma va che storia, eh. Adesso provo questa che fa fiamma. Fiamma! Praticamente è l'aspetto del fuoco in sta fiamma. In sta spada. Ma che figata ragazzi, uccide con un colpo. Ma che storia. Bellissimo. Dovremmo trovare un maiale. Torniamo nel mondo normale, sì. Un attimo. Ma che figata con questo piccone. Vedi che c'è uno zombie qui davanti. Guarda dove lo colpisco. Cioè,
Non so se ti rendi conto. Guarda, guarda quegli zombie lì, guarda, eh. Vediamo, guarda. No, aspetta, aspetta. Ecco, da qui li colpisco. Ma che roba! Fighissimo. Uso il martello. No, adesso uso il martello, aspetta. Andiamo a trovare altri zombie. Ma c'è un creeper. Dove? Di front, dritto, dritto di là. No, eccola, ecco, aspetta, aspetta, uso il martello. Col martello non posso correre, però. Anche là ci sono degli zombie, un creeper. Aspetta, io adesso vado lì e uso il tasto destro, vediamo cosa succede. Bam. Ah, vedi, lo lanci proprio via. Ma che figata, cioè se tu sei nella merda con gli... Oh oh. Se tu sei nella... Però come arma non è molto forte, eh. A parte quando fai PAM così, che fai un male a tutti praticamente, e li lanci via. Effettivamente questa è una figata, ti dico. Però questa spada secondo me è la migliore. Fa anche 6 di danno per colpo. Oh, guarda qui uno scheletro, adesso gli do fuoco, guarda che roba, eh. PAM. Ah, piove, porca troia. Vabbè, non importa. Ma doveva piovere proprio adesso? Piove ragazzi, PAM! Ah, muori! Muori, muori infuocato, ti lascio morire pian piano, brucia, merda! Ecco, piove. Ah ragazzi, andiamo a uccidere un maiale di quelli che abbiamo nella nostra... Nella nostra fattoria, mini fattoria. Qui sono io. Dove? Dove cazzo sei? Ti vedo. Sì, dimmi. Ma quelli sono mostri normali? Che mostri? Che quali? È vero, che cazzo è quella roba, vedi? Vai a mettergli una... Ma vaffanculo! Vai a mettergli una torcia, per piacere. Guardalo. Ma su quelli che tirano i... Su quelli no. Che abbiamo trovato nel dungeon. Sì, non l'ho ucciso. Che sfigato. Ragazzi, sono tornato a casa giusto per... Uccido giusto un maiale, vediamo cosa succede. Allora, facciamo così, perfetto. Andiamo da questo. PAM! Oddio! Che è successo? Cosa? Impresa compiuta? Che cazzo è successo? È sparito il maiale? È sparito. No, spariscono. Vabbè. Vabbè, dopo hai carote. Ci abbiamo. Sì, boh, pronto? Pronto? Vai. Guarda. Oh. Perché sparisce? Perché senso ha? Ma scusa. Adesso cosa faccio qua? Niente. Ragazzi, qualcuno sa cosa serve far sparire dei maiali? Allora, ragazzi, vi chiederete perché mi sono teletrasportato praticamente nel Nether. Perché? E ho letto nella wiki cosa serve far sparire i maiali. E no, effettivamente non serve a niente. Però questa spada, ragazzi, fa sparire anche gli zombie pigmen con un colpo solo. Eccone uno. Aspetta che la provo io. Faccio. Ma perché devi provarla tu? Boh, guardate ragazzi, guardate. Ecco, sparisce. Sparisce e vi lascia comunque i drop. Cioè non è che non vi la ve lo la. Voglio uccidere anche quello io. Io voglio uccidere quello io, aspetta. Praticamente Devo verificare una cosa adesso. Se mi attaccano. Vedi? Non ti attaccano? Ma che figata, ragazzi! No, assolutamente, ragazzi, Cioè, praticamente li uccidete con un colpo, spariscono e annulla l'effetto che c'è l'altro. Ah, no, questo mi attacca, ad esempio. Bomba, quelli nella zona, probabilmente. Vediamo questo se mi attacca. Sì, questo mi attacca. Vabbè, ma chi se ne frega? Tanto li fai sparire. Ah, guarda, se vuoi c'è quel gol. Arrivo. Cosa c'è che devo vedere? Dove sei? Sono sopra qua. Ci sono, dietro di te. Okay. Eccomi. Cosa c'è? Lo vedi là sopra? Cosa? Là sopra. Aspetta. No. Aspetta, aspetta. Hoppla! Andiamo sopra di qua? Sì, sopra quella cosa là. Io non l'ho visto comunque, ti dico. Ok, ti dico di stare attento perché... Vabbè. Ah, sì? Oddio! Oddio, ma quanto è grosso? Prendi la spada. Gli do fuoco. No, poi non sarà che gli do fuoco qua. Ma che figata di... L'ho ucciso? Morto. Palle. Ma non è molto forte. Non è molto forte, Ma cosa ti ha droppato? Nulla. Il nulla cosmico mi ha droppato. Questi non mi attaccano, ad esempio, vedi? Solo quelli vicino ti attaccano, tipo questo e questo. Ti droppano le spazi. No, droppano le cose. Sì, ti droppano le cose e spariscono. E quella è la figata, ragazzi. C'è un altro. C'è un altro di quelli. Guarda, lo colpisco con questo piccone, vediamo. Guardalo, lo colpisco da qua, non può farmi niente. Top, coglione. Oddio, mi ha droppato qualcosa. Mi ha droppato, aspetta che butto via sta roba che non mi serve a niente. Mi ha droppato l'Heart of Fire. Cioè? Oddio, il cuore di fuoco mi ha droppato. Serve per fare l'essenza del fuoco. Basta, la polvere di vampo, un'ampolla di vetro. Andiamo a farla, vediamo cosa serve. Andiamo. Ho messo giù la roba, letto un attimo nella wiki. Vedete questa Iron Bubble che ci ha droppato il boss di prima? In pratica, sai cosa serve a questa Iron Bubble? No, cosa serve questa Iron Bubble? In pratica, se noi riusciamo a trovare il boss che ci droppa l'armatura di Nettuno, ragazzi, di Nettuno. Qualcuno del ecco, mischiata alla Iron Bubble ci permette di respirare sott'acqua per sempre. Però, sì,
Ti permette di respirare sott'acqua questa Iron Bubble. Però se hai l'armatura di Nettuno, attualmente tu lo puoi fare con l'armatura di Wonder Woman. Però comunque, al di là di questo, adesso andiamo a craftarci, come detto, il... qua c'è il vetro, abbiamo detto. Dobbiamo craftarci quella roba là, giustamente. Perché prendere anche le verghe di vampo. Eccole qua, che non si può sentire, la verga di vampo. Allora, andiamo qui, qua, qua e qua. Abbiamo tre ampolle di vetro, perfetto. Poi dobbiamo fare la polvere di vampo, e ne faccio solo due, ok. E si faceva, ora non mi ricordo più. Allora ragazzi, adesso andiamo, visto che è già notte, andiamo subito lì dai mostri. Io appena trovo un po' di zombie, mi bevo sta cazzo di essenza del fuoco e provo a colpire qualcheduno. Ecco. Allora ragazzi, abbiamo fatto un piccolo errore, ho letto male nella wiki. In pratica questa essenza del fuoco non è una pozione da bere, ma bisogna darla a un cavallo. E quel cavallo si trasformerà in un cavallo, tra virgolette, zombie, di lava, ricordati, tipo. Ricordati che i cavalli sono delle persone orribili. E non l'ha detto Scottex! Esatto, l'ha detto Peter Griffin che i cavalli sono persone orribili. Comunque adesso andiamo dai villagers e apriamo il vaso di Pandora, perché noi non ci siamo dimenticati di questo. Allora, oggi il vaso di Pandora tocca a Rinnegan aprirlo. Quindi io già lo posiziono, appena arrivi lo apri, ok? Dai, vieni, vieni, ti muovi, guardalo, guardalo, guardalo. Guardate come scala la montagna. Dov'è il Pandora? Vai. Pronto? Aspetta che sto vedendo le principali vie del fuoco, che è l'accio dell'acqua. Io mi butto subito di qua se c'è qualcosa che non va. Vai, vai. Cosa succede? Cosa succederà mai? Oddio, oddio, no, 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 no. È una cupola di vetro, via, 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 via. Che cazzo è? Oh, è finita? Oh, madonna. Che spacco che ho preso. Pensavo andasse avanti molto di più. Andiamo a vedere che cazzo è sta roba. Qua c'è qua dentro. Ma cos'è? Una cupola di vetro? Sì. Questa ragazza è nuova. Questa non me l'aspettavo proprio. Ma come palle di neve? Delle palle di neve, una pecora. Una pecora? Questa pecora è epica, questa pecora. Vabbè ragazzi, il video finisce qua. Il prossimo video riapriremo un altro vaso di Pandora all'inizio questa volta, perché adesso eravamo nel dungeon, quindi non potevamo aprirlo. Se il video è piaciuto lasciate tante bei mi piace. Ridica intanto, cosa stai facendo? Però se magari se c'era qualcosa. Ma cosa stai... Guardate che faccio lo scherzolino adesso, Ti colpisco da qua, non riesci a venire avanti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.